Mi capita ogni tanto di parlare con clienti miei o di altre persone di come vanno i loro progetti, così chiacchierando. E spesso mi sento dire: ma sì, guarda, mi hanno fatto un bel lavoro, però non ho proprio tempo di starci dietro. E quindi? Quindi è lì, fermo, non ho più scritto nulla da qualche mese, non ho più caricato prodotti sul mio e-commerce. Ah, e quindi non stai vendendo? No, ora. È sacrosanto. Siamo tutti presi dalle nostre attività. Siamo sempre pieni di cose da fare. Però quando io sento un'affermazione del genere, sarà perché io sono dall'altra parte della barricata, mi piange sempre un po' il cuore. Perché ritengo che chi faccia un'affermazione del genere non riesca a comprendere le potenzialità dello strumento che è in mano. Molte volte chi fa questa affermazione è lo stesso proprietario dell'azienda per cui è stato fatto il sito internet o l'e-commerce o quel che è. Quindi è uno strumento che fa parte del processo produttivo e di vendita e di guadagno dell'azienda stessa. Quindi il fatto che non si riesca a dedicare del tempo a quell'attività mi fa pensare che non viene ben compreso il plus che quell'attività può dare in termini di visibilità, in termini di espansione, in termini di numero di clienti raggiungibili. Sono innumerevoli gli aspetti positivi. È ovvio che ognuna di queste attività richieda tempo per portare dei frutti. Fatto questo ragionamento, c'è anche un discorso di qualità del tempo impiegato. Se chi fa questa affermazione non ho tempo di stare dietro al mio sito, lo dice perché quando ci va a mettere mano ci impiega troppo tempo a fare le cose. I motivi principalmente possono essere due. Il primo è una questione di, tra virgolette, ignoranza del cliente, sia da un punto di vista tecnico, perché non ha sufficienti basi per poter lavorare in velocità, e secondo di non conoscere a sufficienza la piattaforma che ha a disposizione per poter utilizzarla nel miglior dei modi. Magari il team di sviluppo ha fatto un ottimo lavoro per poter automatizzare determinate funzionalità, per dare la possibilità al cliente di lavorare in modo veloce, ma il cliente ci lavora talmente poco o talmente male che queste attività vengono dilatate all'estremo e quindi il cliente ha la percezione di doverci mettere un sacco di tempo. Il secondo motivo è invece di tipo tecnico, per cui il cliente effettivamente per fare una determinata attività ci mette tanto tempo perché la piattaforma che è stata sviluppata gli impedisce di essere più veloce. Determinati processi non sono stati sviluppati in modo tale da poter essere veloci. E quindi come si risolve la cosa? Se il problema è tecnico, si chiama il team di sviluppo e si dice: oh Ciccio, io qui per fare una cosa ci metto mezz'ora. Come facciamo? Facciamo che ci troviamo e mettiamo a posto quelli che sono i punti critici. Se ci metto 2 ore per caricare due immagini, forse quello step va migliorato. Se ci metto un quarto d'ora per scrivere 2 righe di testo, anche quell'aspetto va migliorato. Quindi si fa un'analisi di tutti i punti critici e si cerca di migliorare. Se viceversa il problema è di conoscenza, è necessario ovviamente che il cliente entri nell'ottica di capire il prodotto che ha sotto le proprie grinfie e di impararlo per filo e per segno. Il tempo è una variabile ed un moltiplicatore estremamente importante per il tuo progetto online. Più tempo impiegherai in maniera proficua sul tuo progetto, più questo porterà risultati positivi. Ovviamente questo vuol dire che il tempo che impiegherai dovrà essere gestito nel migliore dei modi. Ti faccio un esempio pratico. Se tu sai di avere mezz'ora di tempo al mattino per programmare tutte le tue attività, il prodotto su cui lavorerai ti dovrà consentire di poter progettare, programmare nel futuro determinate istruzioni, come ad esempio effettuare la pubblicazione di un prodotto, mettere online una news, in modo tale che queste informazioni vadano online nel momento in cui tu hai deciso di farlo, anche se tu sei da un'altra parte a farti la vacanza o a lavorare per conto tuo. Ovviamente queste sono istruzioni che vanno date al team in fase di analisi, in modo tale che possa tenerne conto durante lo sviluppo. Non esiste attività online che possa ottenere dei risultati positivi senza che sia stato impiegato del tempo per poterne far fruttare la resa. Qualsiasi e-commerce, qualsiasi app, qualsiasi sito web ha bisogno di essere aggiornato costantemente, ha bisogno di essere promosso, sono necessarie campagne sui social. Senza queste attività, qualsiasi progetto online finisce per morire o sparire nelle innumerevoli pagine di Google. Ficcatelo bene nella testa, qualsiasi attività richiede tempo. Cerca di calcolare la quantità minima di tempo che hai a disposizione e insieme col tuo team di sviluppo cercate di capire come farlo rendere al meglio per quello che è il tuo prodotto. Ma mi raccomando, non venirmi a dire che non hai tempo di stare dietro al tuo sito.